Salve veri temerari! Io sono Caverna di Platone in piena rivalutazione e oggi voglio consigliarvi una vera e propria opera. Ho già parlato di questo fumetto un po' di anni fa e di Acqua sotto i ponti ne è passata, insieme ad essa fiumi d'inchiostro, pagine, storie ed emozioni. Eppure, dopo tanti video, dopo tanti fumetti, c'è sempre lui che non invecchia, c'è sempre questo libro immortale. In queste pagine è racchiusa la storia di un uomo che ha inseguito un sogno per tutta la vita e pagherà a caro prezzo la sua realizzazione. Questa è Paper Dinastia. No. No, no, cazzo, non si chiama Paper Dinastia, si chiama La Saga di Paperon de Paperon. Non so quante volte Mattia del Coro l'avrà detto, ancora non imparate questa lezione fondamentale. Paper Dinastia è il nome del volume. La storia si chiama La Saga di Paperon de Paperoni. Non ho tanti libri nella mia stanza, penso si capisca che prediligo il medium fumetto, eppure qualche classico immortale ce l'ho. Edgar Allan Poe, La Austin, Goethe, Melville, Tolstoi, Dickens, Svevo, Stevenson, Orwell. E io mi domando e dico, perché Don Rosa non può essere annoverato nel pantheon di questi grandi autori del passato? Perché lui ha creato una storia su un papero e loro no? La saga di Paperon de Paperoni parla di un papero tanto quanto la metamorfosi di Kafka parla di uno scarafaggio. Non voglio stare qui a raccontarvi per filo e per segno il contenuto di questa graphic novel. Più che altro vorrei spiegarvi il valore di un'epopea lunga 80 anni di storia. Riassumerò brevemente come nasce questo libro. Spero voi stiate comprando i volumi di WAC, tutte le storie di Karl Barks. Prima di tutto perché le storie dell'Uomo dei Paperi sono fra le migliori della produzione americana a fumetti e in secondo luogo perché ogni volume è pieno di tonnellate di informazioni editoriali e retroscena per ogni storia contenuta all'interno del volume. Tutti questi comics di indubbia qualità vanno a formare un enorme puzzle che non si incastra. I pezzi lavorano in maniera quasi autonoma, come se ogni storia facesse testo a sé, raccontando possibili mondi dove i paperi coesistono e vivono avventure. È da qui che parte Don Rosa, tirando le somme di tutta la produzione barksiana, prendendo gli elementi che hanno caratterizzato la vita di Paperon de Paperoni, anche i più insignificanti, e da quei tasselli che non si incastravano fra loro, riesce a plasmare un'opera coesa e coerente. Inoltre, tenendo fede alla sua passione per il realismo, cuce la nostra storia, quella reale, attorno alle gesta del papero scozzese. Questa sacralità dei temi gli darà modo di scrivere e disegnare il fumetto Disney più bello di sempre! Leggendo questo fumetto potrete ammirare il self-made man dell'universo Disney, questo pioniere del progresso che attraversa il mondo pur di tener fede alla promessa fatta a se stesso, diventare il più duro dei duri, il più furbo dei furbi e far quadrare i suoi conti. La vita di Paperone è costellata di eventi che lo portano a imparare nuovi metodi di lavoro, ma anche imprevisti e momenti di profondo sconforto e nonostante ciò si dimostra una persona positiva, non si dà mai per vinto tirando fuori il meglio di sé per sconfiggere le avversità e diventare il più ricco del mondo. Una fuga dalla miseria alla ricerca di un posto nel mondo che non può essere altro quello del vincitore. Ma una volta salito sul podio, cosa resta di quello che ha vissuto finora? E cosa lo attende in futuro? Come detto prima, non voglio raccontarvi il fumetto. Dovrete scoprirlo voi. Voglio che lo leggiate. Voglio che vi emozionate. Voglio che facciate tutto da soli. Cazzo! Dovete viverlo voi, questo fumetto. E vi assicuro che una volta completata la lettura, lo rileggerete ancora, 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 perché Don Rosa ha creato un'alchimia particolare. La sua sceneggiatura appassionante non ti permette di fermarti. Ma i suoi disegni, così ricchi di dettagli e al tempo stesso chiarissimi, desiderano di farsi rileggere. Ve lo chiedono proprio. Vogliono essere riscoperti più volte. E fidatevi, a ogni lettura troverete qualcosa di nuovo. Ok, ammetto che c'è un problema. È difficile da reperire, quindi come lo leggete? Purtroppo non possiamo farci niente, i volumi stampati anni fa si trovano in fiera o su eBay a prezzi da capogiro e Don Rosa ha pensato bene di incasinare i diritti di pubblicazione, ma su questo ci torniamo dopo. Io vi suggerisco un altro metodo per recuperare questo capolavoro del fumetto.
C'è una pagina su Facebook intitolata Ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon de Paperoni, che sicuramente molti di voi conosceranno per le vignette decontestualizzate molto spassose e divertenti. Però sulla loro pagina pubblicano anche molte storie Disney e poteva mancare la storia di cui stiamo parlando? Certamente no, e infatti qua sotto nella descrizione del video vi lascio il link dell'album per poterlo leggere. Vi invito soprattutto a lasciare un mi piace alla loro pagina per seguire i loro aggiornamenti, che magari trovate altre storie che vi appassionano e chi lo sa, magari in futuro le comprerete pure. Vi do anche l'accompagnamento musicale ideale per leggere questo fumetto. Un attimo che lo recupero. Don Rosa, insieme a Tuomas Holopainen, il frontman dei Nightwish, ha creato una colonna sonora per immergervi completamente all'interno delle atmosfere del fumetto. Guarda che bello, guarda, nella descrizione del video qua sotto vi lascio il link di Amazon per comprare il doppio CD con tanto di libretto, tutto bello bellino. Vi giuro, è una figata pazzesca. Tornando al discorso diritti di pubblicazione, ci sono un po' di problemucci. Praticamente Don Rosa si è stancato del fatto che gli editori si approfittassero del suo nome per sponsorizzare collane dedicate ai suoi fumetti e quindi ha deciso di depositare il suo nome, che è diventato un copyright. Questo cosa significa? In poche parole, gli editori possono pubblicare le sue storie, ma non devono evidenziare il suo nome in copertina, non lo si può usare nelle campagne pubblicitarie e altro ancora. Per anni gli editori hanno sfruttato il nome di Don Rosa e lui, come tanti altri artisti Disney, non ha mai percepito royalties sulle eventuali ristampe. Questo sistema l'ha costretto a usare un metodo molto coercitivo per poter guadagnare qualcosina, ma soprattutto per avere il controllo sulle ristampe delle sue storie. Ora, se siete dei grandi fan di Don Rosa, vi informo che la Fantagraphics sta pubblicando la sua opera Omnia in volumi cartonati. Sempre nella descrizione del video qua sotto vi lascio il link per comprare il cofanetto con i primi due libri, che così, vi giuro, risparmiate un botto. Ok, il video finisce qui, spero che i miei consigli tornino utili a molti di voi. Controllate tutto in descrizione, ci sono anche i miei contatti, i vari social. Torneremo a parlare di Zio Paperone perché c'è un sacco di altra roba di cui parlare. Sicuramente c'è da approfondire molto sulla storia del papero più ricco del mondo. Se volete delle recensioni concrete, belle, succose, grandi, scrivetemelo sotto, lasciatemi un commento, fatemelo sapere. Più mi date risposte positive, più creerò cose positive. E per ora è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao e liberi di leggere!